if you want to really see something that said, take a look at what happened. Oh. Questo è il momento nel quale una pallottola colpisce Donald Trump a un orecchio. Se lui non si fosse mosso nell'ultimo momento, a quest'ora staremmo parlando di una tragedia ancora più grande. Tragedia, tra l'altro, annunciata da tutti coloro, inclusi alcuni dei partecipanti, nella recente summit della NATO, che negli ultimi mesi hanno minacciato l'ex presidente statunitense senza nessun tipo di riserva. Molto si è già scritto e detto sul tentato assassinio di Trump, ma forse l'aspetto più oscuro in questo momento è quello relativo all'atteggiamento della polizia e i membri dei servizi segreti nei momenti precedenti agli spari. Come riferisce questo testimone, alcune persone avevano già notato un individuo che con un fucile in mano saliva sul tetto di una casa a 100 metri dal comizio. So we walked up and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking, I'm estimating here, I have no idea, you know, but we noticed the guy crawling, arm, you know, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle, absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, you know, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes. He was up you there. You saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling yep. the police and the Secret Service. We were telling the police. We were pointing at him for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Could they see binoculars. Him? Malgrado i ripetuti avvertimenti di queste persone, la polizia non ha fatto niente fino a qualche minuto dopo, quando il terrorista ha iniziato a sparare. Questi agenti avrebbero mostrato la stessa passività se l'oratore invece di Trump fosse stato Biden o Kamala Harris oppure Barack Obama? Lascio a voi la risposta, ma la cosa più importante è che Trump ce l'ha fatta e che i suoi criminali nemici sono rimasti ancora più esposti di fronte alla pubblica opinione mondiale. Onore a Trump e a tutti gli altri patrioti, come il presidente russo Vladimir Putin, che con la loro lotta e la loro determinazione stanno liberando l'umanità dall'infame tirannia globalista.